Allora, Simona, intanto complimenti. Sei bellissima nei panni di Maria Maddalena, grazie, veramente. Grazie. Senti, ma tu con questa tua grande vocazione per il jazz, esperienza su tutti i palchi del mondo, adesso questa nuova esperienza ulteriore qui al Teatro Sistina con un musical, ma cosa ti ha spinto ad affrontare questa nuova sfida? Ma devo dire innanzitutto questo musical, perché ha delle musiche bellissime, dei testi stupendi, e poi c'è un piccolo aneddoto riguardo questo musical, perché quando avevo 17 anni e studiavo canto con la mia insegnante, cioè ieri? No, un po' prima di ieri, la mia insegnante mise su questo musical Jesus Christ Superstar, quindi io dovevo fare la Maddalena e studiai tutta la parte, la preparai per tanto tempo. Qualche tempo prima dell'esibizione poi lei scelse di fare la parte lei, e quindi io persi la parte dall'oggi al domani e rimasi malissimo. È stata forse una delle prime delusioni prima di poi partire a fare un sacco di altre cose. E quindi quando Massimo Piparo mi ha chiamato per questo ruolo, ho detto è un segno dall'alto che prima o poi doveva arrivare, infatti è arrivato. È stata giustamente una compensazione divina in qualche maniera. Però cui... ho avuto più del centuplo. Sì. Bello così, vuol dire che te lo meritavi. Quindi tu hai interpretato anche altri ruoli a teatro, mi pare di capire. Mi è capitato prima del mio primo Sanremo, in realtà sì, ho fatto qualche musical, alcuni a livello amatoriale, I Miserabili, e poi uno un po' più, diciamo, il Jekyll and Hyde, la storia del dottor Jekyll e Mr. Hyde con Jodie Tonno e con altri personaggi. E poi ho iniziato, durante le prove di Jekyll and Hyde, ho iniziato a scrivere il mio primo disco. Quindi diciamo che sono qui... È stata un'ispirazione, esatto, in qualche modo. Sono qui anche perché in quel periodo del musical di allora ho scritto 3 dischi, i miei primi 3 dischi. Quindi sono qui anche perché spero di scrivere i miei prossimi 4 dischi, perché il prossimo anno uscirà il mio disco e spero di scriverlo proprio durante questo periodo, perché è un periodo comunque che mi sta riempendo di emozioni, di sensazioni, per cui diventa molto più facile scrivere. Sicuramente molto creativo. Sì. Quindi esatto. Questa diventa nuova linfa e nuova energia per la Simona creatrice. Sì, esatto. Ottimo. Comunque dal jazz al progressive dell'opera rock, in questo caso hai avuto qualche difficoltà ad avvicinarti al genere? Però suppongo di no, perché fondamentalmente mi pare di capire tu li abbia un pochino provati tutti. Sì, ho ascoltato tanti generi diversi, ho studiato diverse tecniche, la mia voce fortunatamente si adatta a cose molto diverse tra loro, e quindi ecco, grandi difficoltà non ne ho trovate. Poi c'è, quando ti piace una cosa riesci a farla anche quando qualcosa inventi, perché se vuoi veramente una cosa la riesci a fare, qualsiasi sia il genere e qualsiasi sia, poi la fai tua ovviamente, quindi magari la faccio io come Simona Molinari, quindi con la mia voce, col mio gusto musicale, quindi con il tuo modo di essere, con il mio modo, sì, esatto, quindi di andare cantare, incontro di a queste nuove situazioni. Sì. Quanto ti piacciono le novità, Simona? Le sfide? Tanto, io sono proprio, adoro l'imprevisto e tutto ciò che non ti aspetti, quindi le sfide in particolare sono abbastanza competitiva, competizione sana, parlo di competizione sana, e quindi insomma le sfide con me stessa tutti i giorni le faccio. Trovarti anche con altri artisti, cantanti come te, i Negrita, con Pau, com'è stato? Può nascere, non so, qualche cosa insieme a livello artistico in futuro? Chi lo sa, infatti questo connubio, io sono una che mischia molto anche nella mia musica, unisco l'elettronica con lo swing, quindi è una cosa, mi piacciono proprio queste cose molto diverse tra di loro, quindi chi lo sa, loro sono fantastici e quindi sono sicura che nascerà una bellissima amicizia, e poi chi lo sa che davvero nasca una collaborazione. Ce lo auguriamo. Sarebbe sicuro chiederlo anche a Pau. E chiediamoglielo, no? Chiediamoglielo. Che cosa aspettiamo? Già. Simona, grazie. Grazie a te, grazie a voi. E in bocca al lupo. Crepi lupo. Insomma, ti vedremo al più presto, al Sistina. Sì, manca davvero poco.